In questo video vi presentiamo Oport. Nel video numero 1 lo troverete come enfatizzatore di frequenze. Nel video 2 vi mostriamo la sua funzione anti-feedback. Ciao, siamo qua per presentarvi un nuovo dispositivo per l'attenuazione del feedback sugli strumenti acustici, chitarra classica e chitarra acustica, che funge anche però da esaltatore di frequenze, perché non è un tappo che chiude completamente lo strumento, ma lavora in modo differente. L'apparecchio si chiama Oport ed è veramente rivoluzionario perché rispetto ai tappi anti-feedback per strumenti acustici si presenta in modo totalmente diverso e lavora in modo diverso. Di fatto non è un tappo, ma è semplicemente un anello in nylon che viene posizionato all'interno della cassa, semplicemente allentando le corde della chitarra e inserendolo dentro. Quindi non ha bisogno di nessun tipo di attrezzo per l'installazione, né ha bisogno di personale specializzato per fare questa operazione. Molto interessante il fatto che abbiano fatto un modello sia per chitarra con corde in nylon, sia per chitarra con corde in metallo. La differenza non sta nel fatto che per un tipo di strumento debba avere delle caratteristiche particolari di materiale o forma, ma come sappiamo la dimensione di una buca per chitarra classica è totalmente differente da quella di una chitarra acustica. Vediamo un po' come funziona. Per l'occasione abbiamo preparato due chitarre acustiche con caratteristiche uguali, identiche. Su una è stato montato Oport e sull'altra no. In questo caso abbiamo montato un Oport bianco, lo vediamo da questa parte, e è disponibile anche in versione nera. Questo per consentire a tutti di avere un aspetto estetico più consono a quello dello strumento. Quindi se abbiamo una rosetta con binding bianco sarà meglio avere quello bianco, oppure se abbiamo uno strumento con finitura di un colore particolare possiamo scegliere se abbinare un Oport bianco o nero, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Allora, iniziamo subito con lo strumento senza Oport per vedere normalmente uno strumento acustico come si comporta come suono. In questo caso abbiamo una chitarra accordata in drop D, cioè con la sesta abbassata re, e lo strumento è assolutamente standard, uno strumento non di liuteria, non pregiatissimo, ma in questo caso la scelta è stata studiata proprio per farvi sentire dal punto di vista dell'enhancement delle frequenze, cioè quanto lo port riesce a bilanciare l'emissione del suono, quanto funziona anche su strumenti non da concerto, non di fascia alta di prezzo. Allora, abbiamo scelto di suonare degli accordi semplici proprio per farvi capire la differenza tra le due cose, per cui cercando di suonare il tutto con la stessa intensità, stesso tocco, eccetera. Questo lo strumento senza Oport. Mentre preparo l'altro, ne approfitto per dirvi che il vantaggio di avere un tappo anti-feedback, che non è un tappo ma è aperto, dà la possibilità a tutti coloro che non vogliono rinunciare alla microfonatura sul palco dello strumento, magari abbinata al proprio sistema di amplificazione interno. Quindi, avendo lo strumento aperto, non più chiuso, si può continuare a chiedere al fonico, o comunque a prepararci il nostro bel microfono davanti alla tavola e avere così un punto di ripresa naturale da un sistema molto naturale quale è il microfono. Quindi, adesso sentite che cosa succede con Oport, suoniamo la stessa sequenza di accordi sullo strumento uguale, accordato uguale. Ecco, come
avete sentito, c'è una proprio diversa emissione, c'è un'omogeneità nell'emissione delle frequenze che lo porta, per come è conformato, da naturalmente allo strumento. Un'altra cosa che è importante segnalare, che il tappo che non è un tappo dà la possibilità a chi sta suonando di sentire ancora fisicamente il volume proveniente dal proprio strumento. Questo è molto utile perché in caso di una situazione di performance amplificata con volume non esagerato, quando è ancora determinante sentire il proprio volume dal proprio strumento, un tappo anti-feedback chiuso elimina totalmente l'emissione acustica dello strumento e quindi anche verso le nostre orecchie, di noi che stiamo suonando. Con Oport è come se il tappo non ci fosse, perché di fatto non c'è. Per cui due caratteristiche principali, uniche: eliminazione del feedback e enhancement delle frequenze. In questo video vi abbiamo presentato Oport come enfatizzatore di frequenze. Nel video numero 2 vi mostriamo la sua funzione anti-feedback.